Let's go. Yo. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big. Una strizza l'occhio agli innovatori, con un design modernissimo da crossover sportivo. L'altra cerca invece di non spaventare troppo i tradizionalisti, scegliendo un look più rassicurante, ispirato ai classici SUV. Ma sotto sotto, Kia EV6 e Mercedes EQB sono più simili di quanto sembri. La lunghezza, l'altezza da terra e i prezzi negli allestimenti che vedete sono quasi identici. Idem per la capacità dei bagagliai e per il fatto che sono entrambe a trazione integrale. E non sarà che l'essere due auto elettriche appiattisca un po' le differenze? Kia EV6 è fresca vincitrice del titolo auto dell'anno, logico dunque partire proprio da lei. Ha un muso molto corto, addirittura tozzo se lo si guarda di fronte, ma vista di fianco ha linee taglienti che mi ricordano un jet. Anche al volante mi dà sensazioni quasi aeronautiche, e non tanto per il doppio display in plancia che la Mercedes ha adottato, ricordiamolo, prima di lei, quanto piuttosto per l'head-up display in realtà aumentata, una vera esclusiva, collegato ai dispositivi di aiuto alla guida. Per esempio mi mette in evidenza le linee disegnate sull'asfalto se provo a superarle senza prima aver azionato la freccia. Bello il monitoraggio dell'angolo cieco che, quando aziono un indicatore di direzione, fa apparire sul display davanti a me le immagini di una telecamera che riprende la tre quarti posteriore. Molto furba l'idea dei comandi a sfioramento configurabili a centro plancia. Mi basta un tocco a una delle icone per passare dai comandi dell'infotainment a quelli del climatizzatore, che tra le altre cose ha anche una funzione per climatizzare solo il guidatore, al fine di risparmiare energia. I tasti per riscaldare il volante e climatizzare i sedili si trovano poi sul bordo anteriore del mobiletto centrale, e allungare la mano per azionarli mi fa sentire quasi il pilota di quei robottoni dei cartoni animati giapponesi. Del resto, se affondo secco il piede sull'acceleratore, l'impressione è di decollare, la ripresa è fulminante. In cifre parliamo di 5 secondi e 4 nello 0-100 e 185 km all'ora di velocità massima, ma i numeri non dicono tutto, non spiegano la violenza con cui si scatenano 325 cavalli e 605 Nm, che ti prendono davvero di sorpresa. Tutto ciò è più evidente nella driving mode sport, ma non mancano modalità di guida più tranquille per risparmiare la batteria. Prima di arrivarci però vi devo dire che la Kia EV6 si presta anche ad alzare parecchio il ritmo e mi lascia ampi margini per giocare se decido di spegnere il controllo di trazione e stabilità con una lunga pressione sul pulsante. In curva la EV6 gira piatta. Lo sterzo non è molto comunicativo, ma la trazione integrale e il buon equilibrio permettono di aprire e chiudere le curve con il gas senza dover gestire reazioni troppo repentine. Niente male per un'auto che pesa 21 quintali. Con le palette dietro al volante regolo il freno motore e il recupero dell'energia su 6 livelli diversi. Alla massima intensità si attiva anche la funzione iPedal. Sollevo il piede dall'acceleratore e l'auto rallenta decisa fino ad arrestarsi al semaforo. Anche sulla Mercedes ho questa funzione su 3 livelli, ma non arriva allo stop.
della EV6 mi piace poco la colonna sonora, non quella dell'impianto audio Meridian a 14 altoparlanti, sia chiaro, ma quella del sistema Active Sound Design che inonda l'abitacolo di suoni artificiali. Posso regolarlo in tanti modi diversi, è vero, ma fa sembrare tutto finto e alla fine preferisco spegnerlo. Bene la guida assistita con tanto di cambio di corsia semi-automatico. C'è persino il parcheggio a distanza, l'auto fa manovra da sola mentre io la guardo da fuori. Regina nei consumi, la Kia ha fatto registrare 12,6 kWh per 100 km in città, 23,4 kWh per 100 km in autostrada, 14,4 kWh in extraurbano e 16,4 kWh per 100 km di media nel nostro Motorring. In base ai dati misurati, a 130 km all'ora si possono fare circa 300 km con un pieno. La ricarica richiede 7 ore e 20 da una wallbox dedicata. Dalle rare colonnine ultra fast a 350 kW si può arrivare all'80% in 18 minuti, ma se avete a disposizione solo una presa domestica standard, beh, per un pieno si arriva quasi a 33 ore. Beh, sarà anche elettrica, ma che EQB è una vera Mercedes me ne accorgo immediatamente. Negli interni si respira aria di famiglia, sarà per la plancia digitale del sistema MBUX e per la leva del cambio qui dietro al volante, anche se sulle elettriche sappiamo che il cambio proprio non esiste. Il tentativo di far sentire a casa gli automobilisti fedeli alla tradizione è ben riuscito e lo shock culturale del passaggio all'elettrico attenuato. Della nuova tecnologia mi accorgo per il silenzio durante la marcia, per l'assenza di vibrazione e per l'erogazione della potenza, che fra l'altro ha sempre quell'immediatezza e quello slancio che mi fa come sentire catapultato da una fionda. In questo i motori elettrici si assomigliano quasi tutti, a prescindere ovviamente dalle prestazioni. In cifre il SUV tedesco è meno veloce della concorrente coreana, qui ho a disposizione 228 cavalli per 390 Nm di coppia, che mi consentono di raggiungere i 100 orari in 8 secondi e di toccare una velocità massima di 160 km orari. Ma anche qui lo scatto ti prende sempre di sorpresa. Rispetto a Kia, Mercedes è più morbida e fa sentire di più il suo peso nelle accelerazioni in frenata. Fin troppo morbida, a mio parere, se passate spediti sugli avvallamenti o se decidete di giocare con il gas in curva, situazione nella quale riuscirete comunque ad apprezzare l'efficiente controllo di stabilità. Le sospensioni regolabili sono un optional da 1200 euro, ma sono comunque da tenere in considerazione se avete il piede pesante, se magari ricercate un po' più di controllo nell'assetto. Discorso diverso invece se il divertimento ve lo andate a cercare, ovviamente dove consentito. Con i controlli spenti, infatti, l'auto si presta a uno stile di guida dallo stampo quasi rallistico, anche se a dirla tutta richiede mani più esperte della Kia. Non fatevi tentare però dalle forme da SUV. L'altezza da terra di EQB è infatti quella di un'auto normale, parliamo di 155 mm, addirittura 5 in meno rispetto alla EV6. Ma comunque sullo sterrato è meglio non esagerare.
Unica pecca, acceleratore e freno sono un tantino bruschi, così come è brusco anche il sistema di mantenimento della corsia che in determinati casi mi strattona senza preavviso. Tra l'altro gli aiuti alla guida non prevedono il pilota automatico di livello 2 su questo allestimento sport in prova, che arrivi infatti come optional in un pacchetto separato da 927 euro. Il cruise control c'è, ma non è adattivo. Pollice in su, infine, per lo sterzo, leggermente più comunicativo di quello di Kia. Rispetto a EV6, che nasce su una piattaforma studiata appositamente per modelli 100% elettrici, EQB sembra un po' meno ottimizzato. Infatti pesa un quintale in più rispetto alla rivale coreana, pur avendo una batteria più piccola, 66,5 kWh contro 77,4 kWh. Stando ai consumi verificati nel nostro test sul Motorring, a 130 orari EQB può percorrere fino a 230 km. In città il consumo si attesta intorno a 17,4 kWh per 100 km e sale invece a 25,7 kWh per 100 km a velocità da codice in autostrada, per ridiscendere di nuovo a 16,3 kWh per 100 km su strade extraurbane, con una media fine percorso di 19,4 kWh per 100 km. Una ricarica da una wallbox in corrente alternata da 11 kW richiede 5 ore e 45 minuti, un tempo che si riduce sensibilmente se optate per una colonnina in corrente continua ultra fast con potenza fino a 100 kW. In quel caso il canonico 10-80% si copre in circa 30 minuti. Discorso diverso invece se collegate l'auto a una presa domestica, beh, in quel caso per un pieno sono necessarie circa 30 ore. Forte di una piattaforma dedicata che non ha bisogno di adattarsi alle motorizzazioni ibride o tradizionali, la Kia EV6 sfrutta al meglio lo spazio. A bordo lascia più centimetri in lunghezza e in altezza le due auto sono praticamente pari, anche se la EQB è 15 cm più alta fuori, comprese le barre al tetto. E delle due, solo la coreana ha il pavimento piatto. Ampio il vano nel mobiletto centrale, anche se è così profondo che non è sempre comodo da utilizzare. E la vaschetta sotto al mobiletto centrale si raggiunge un po' a fatica. Il bagagliaio va da 490 a 1300 litri di capacità e con gli schienali dei sedili posteriori regolabili nell'inclinazione si recuperano altri 21 litri. Nel muso c'è poi un altro piccolo vano per altri 20 litri. Gli amici lo chiamano Frank, cioè front trunk. Frank, non Frank. Disponibile anche in versione a trazione posteriore o in versione potenziata a 585 cavalli, la Kia EV6 AVD a trazione integrale attacca ai 53.000 euro della versione Air per arrivare ai 61.700 euro dell'allestimento GT Line in prova. Praticamente è lo stesso prezzo della Mercedes prima di attingere al menu degli accessori, che ci sono per la tedesca ma non per la coreana. Qui infatti è tutto di serie, compreso un anno di abbonamento ai servizi di ricarica Ionity Power e Kia Charge Plus. Al look sportivo della Kia, la Mercedes EQB qui in allestimento sport, la base della gamma, risponde con interni più eleganti e ben vestiti. Le dita cadono quasi sempre sul morbido e le plastiche in vista sono abbellite da finiture cromate da giochi di luce.
Sui sedili invece la sfida è aperta. Se la coreana ha di serie quelli climatizzati per la fila anteriore e quelli riscaldabili su quella posteriore, la tedesca risponde con i sedili climatizzati sempre sulla fila anteriore per gli allestimenti superiori e con la seduta del guidatore regolabile in lunghezza e il divanetto posteriore scorrevole. Permette di recuperare fino a 190 litri di spazio nel bagagliaio, che ha una capacità standard che va da 495 a 1710 litri, al prezzo però di guide di scorrimento non molto belle a vedersi. Disponibile anche in versione 7 posti o potenziata da 292 cavalli, ma con la sola trazione integrale, la Mercedes EQB attacca il listino a 58.130 euro dell'allestimento in prova Sport. La versione che vedete dietro di me monta circa 3.600 euro di accessori, quasi tutti di stile come la vernice speciale, i cerchi in lega da 19 pollici, il climatizzatore automatico bizonna con le bocchette per la regolazione dell'aria per il divanetto posteriore. Nel servizio parliamo di ricariche ultra fast, la soluzione migliore per affrontare viaggi lunghi o impegnativi, come dimostra d'altronde l'esperienza di Tesla. Per farla servono colonnine con potenza superiore ai 50 kW, che in Italia però sono ancora poche, solo 635, stando all'ultimo report dell'associazione Motus E. Più diffuse, ma sempre abbastanza rare, le colonnine fast charge, con potenza compresa tra 22 e 50 kW. In Europa si conta un totale complessivo di 225.000 colonnine, diverse per tipologie e potenza, 25.000 delle quali sono appunto fast charge. Addirittura se ne contano solo 90 lungo le arterie principali del nostro paese, ma si trovano per lo più al di fuori dell'autostrada. Il piano è di installarne 2.000 fast o ultra fast in autostrada entro il 2030, utilizzando anche stazioni di servizio già esistenti. Contribuiranno così al traguardo imposto dall'Associazione dei costruttori di automobili ACEA, che prevede di installare 6 milioni di colonnine in tutto il territorio dell'Europa per rispondere alle necessità della mobilità elettrica. Tanto diverse nella forma, Kia e Mercedes hanno punti in comune nella guida. La mancanza di vibrazioni e l'erogazione tipicamente elettrica eliminano alcuni dei punti fondamentali che distinguono tra loro le auto a motore tradizionale. C'è di buono che sia le V6 sia le QB si lasciano guidare persino di traverso. D'accordo, non nascono per questo e per strada non si fa, ma è bello sapere che passare all'elettrico non vuol dire finire per forza a fare solo i passeggeri. E voi che cosa ne pensate? Come sempre, commenti e like sono ben accetti. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per ricevere notifica di ogni nostra nuova pubblicazione. L'invito, come sempre, è di approfondire il tema su motorbox.com e di continuare a seguirci su tutti i nostri canali social, Facebook, Instagram, Twitter e TikTok. L'appuntamento è al prossimo video. Ciao!